Avvertimenti, minacce, intimidazioni. La globalizzazione ha fornito nuovi strumenti all'ISIS per lanciare al mondo la sua sfida. Internet è il veicolo e nello stesso tempo la cassa di risonanza. E ora è il momento dell'Italia. Lo Stato islamico adesso ci guarda direttamente. La preoccupazione è forte anche nella comunità islamica del nostro paese. La realtà dopo i fatti di Parigi, quelli del Danimarca, ma anche la situazione oggigiorno, che le minacce che arrivano al nostro paese. Viviamo questo momento di preoccupazione perché facciamo parte integrante del tessuto sociale e culturale del nostro paese e lavoriamo per superare questa preoccupazione, perché l'obiettivo dei terroristi è quello di vivere nella paura. Noi dobbiamo andare oltre e lavorare insieme per avere una speranza, un presente e un futuro migliore. Occorre distinguere chi prega da chi spara. Nessuno deve sottrarsi dal dovere di prendere duramente le distanze, anche denunciando. Lo ha detto ieri il ministro dell'Interno Angelino Alfano, parlando ai rappresentanti delle comunità islamiche italiane, convocati al Viminale dopo i recenti atti terroristici di Parigi e Copenaghen. Si è parlato di libertà di religione, di luoghi di culto, ma anche e soprattutto di trasparenza da parte degli imam e della comunità islamica tutta. Roma oppure Milano come Oslo, musulmani che formano catene umane per proteggere sinagoghe e chiese dalla violenza dell'estremismo, proprio come accaduto in Norvegia. La proposta di Hamza Picardo, fondatore dell'UCOI, fa discutere, ma trova favori anche all'interno della comunità musulmana nazionale. Certamente sono proposte, potrebbero essere anche non così praticabili, ma l'importante è i gesti, per dire che i musulmani si sentano in prima fila per andare oltre la paura, e non solo andare oltre la paura, ma sono in prima fila a difendere i nostri diritti e la nostra libertà.